non ero al corrente un po', diciamo, di questa situazione, perché comunque sia non ho mai avuto l'opportunità di venirla a conoscere, però sono orgoglioso che Catanzaro possa ospitare questo centro unico al sud, credo. Mi fa piacere perché poi Catanzaro in sé per sé abbia fatto questa cosa e speriamo che questa iniziativa possa rendersi dal privato, possa arrivare anche al pubblico grazie agli aiuti comunali, regionali, che possano poi anche capire l'importanza veramente della vita di una persona, no? Che si va oltre. E quindi sicuramente daremo una mano per quanto possiamo per aiutare questi progetti. Ringrazio Elena per avermi permesso di conoscere questa associazione e questo tipo di casa, possiamo chiamarla anche famiglia, no? Perché comunque si vede che c'è un clima familiare. So che ci sono tante iniziative che magari soprattutto nella regione, nella città, sono un po' meno conosciute e oggi siamo venuti qui anche per cercare di espandere un po' questo grido che comunque è questa demenza che tante persone hanno ed è giusto che vengano trattati come persone giuste, normali e come è giusto che siano. Spesso si dice che qui è un po' una terra abbandonata, no? E quindi vedere che ci sono invece queste iniziative che magari in tante città più grandi come, ecco, anche Roma magari mancano, dà un segno di speranza. Sarebbe bello che questi progetti fossero sostenuti non solo privatamente ma dal comune, dallo Stato, in generale dal governo. Mi piace molto il nome Lady D, che mi spiegavi l'altra volta, che è Lady Demenza, ma è anche un omaggio a una donna grande come Lady Diana. Sono molto contenta di venire a conoscere questa realtà perché mi sta molto a cuore la lotta contro la violenza sulle donne, lo spazio che dobbiamo occupare nella società e vedere che anche in questi contesti dove c'è demenza si sviluppano delle violenze, degli stupri, dei maltrattamenti. Non ha voce questo, io per prima che mi occupo di questo non ero informata in maniera approfondita. E è bello che anche questo abbia un risvolto femminile e non solo. Mi auguro che possa crescere sempre di più e che sempre più persone possano conoscere la vostra realtà. È molto bello vedere che esistono queste strutture che per esempio a Roma io non conosco e ho visto anche che c'è un clima comunque allegro dove loro si stanno bene, quindi sono strutture che servono e che vanno sostenute. So di queste altre bellissime iniziative che Elena ha messo in piedi e mi auguro che sempre più persone le possano sostenere, quindi niente, spero di riuscire a fare qualcosa di bello tutti insieme e poi mi piacerebbe anche venire a visitare quella per le donne. Penso che in realtà come queste siano molto importanti perché ci sono anche tante persone, anche giovani, che si ritrovano con genitori giovani a dover sostenere delle realtà da soli e spesso magari, soprattutto in questo periodo che viviamo, non si possono spendere soldi per degli aiuti privati ulteriori e quindi sono donne, uomini, persone che spengono la loro vita per aiutare persone che amano e invece non è giusto perché devono comunque anche loro hanno diritto alla vita, hanno diritto a un aiuto, a un sostegno e quindi grazie che hai iniziato questo progetto che spero crescerà sempre di più e sono felice di essere qua perché prima mi sono emozionata perché insomma penso a mio nonno e conosco la tematica.